Ecco, io vi avevo avvertito, questa stanza è proprio piena di Hello Kitty, ma ovunque voi vi troviate è piena di giocattoli, colore e soprattutto rosa. È proprio piena. Prima di farvi vedere completamente la camera, volevo ringraziarvi per i 5.000 iscritti appena raggiunti e poi per questo video saluto tutti quanti voi, saluto anche Ilaria che questa settimana mi ha riconosciuto, abbiamo fatto questa foto insieme. E a fine video mettete mi piace, iscrivetevi al canale perché questo è un canale molto carino e faccio delle cose tanto belle. Quindi condividete il video con i vostri amici, commentate e se volete essere salutati scrivetemelo nei commenti. Ora vi lascio al video, ciao! Questo è il luogo in cui ho più oggetti miei. Qui l'altra settimana ho comprato l'Attacco dei Giganti e sono super contenta perché è l'episodio 2 dello speciale di Levi. E poi qui, questo è un termosifone con tutti i magneti che mi regalano i miei nonni quando vanno in vacanza. Poi qui ho la lucina della notte e poi un profumo, un altro profumo, questo lip gloss che ho comprato da Claire's. Questo è un babaciu di strilioro che si appende o a dei bracciali oppure a delle collane. E ho anche alcuni regali che mi hanno fatto i miei compagni di classe. Questo ad esempio me l'ha regalato una mia compagna ed è una specie di gatto in cui si appoggiano le collane e i braccialetti. Poi qui ho una foto, cioè una serie di foto dell'estate 2010 perché è stata una delle mie estati preferite. Poi andiamo avanti. Qui ho sdentato un Minion, una cartolina che mi ha regalato mia nonna e adesso vi faccio vedere questo cassetto. Allora, qui ho alcune decorazioni, un Angry Birds, una scatolina, una carta, alcuni portachiavi che ho comprato in giro per l'Italia, per il mondo, alcune cover, un lima unghie e poi altre decorazioni. Questa, guardate, sono io a cavallo quando avevo 6 anni. E poi qua ho una scatoletta in cui non tengo nulla, diciamo. Qui allora poi scendendo abbiamo tutto il territorio delle Hello Kitty. Hello Kitty che vendono gelati, Hello Kitty in bagno, non so quante volte dirò Hello Kitty oggi, però desidererei non dirlo mai più. Hello Kitty al banco del cibo, Hello Kitty sul letto. E poi qua l'ultimo regalo che ha ricevuto mia sorella, Hello Kitty in discoteca e Batsumaru con il cosplay di Hello Kitty. E anche My Melody con il cosplay dello Kitty e anche Keroppi con il cosplay dello Kitty. Poi qui abbiamo un Hello Kitty che va sull'altalena, un Hello Kitty sulla, come si chiama, sedia dondolo, Hello Kitty che mangiano il bacon, mi sembra giusto, e Hello Kitty sul motorino. Poi qui sotto abbiamo, indovinate un po', un aereo di Hello Kitty che non apro perché non so aprire. E poi qui un camion sempre di Hello Kitty. Poi qua c'è la postazione di Halloween. Qui abbiamo una casetta di Scooby-Doo che non apro perché farei troppo pasticcio. Qui abbiamo una Monster High. Aspetta un attimo con i capelli tutti belli disordinati. Come ti metto a fuoco? Ecco. Questa Monster High. Poi mia sorella si è fatta comprare queste decorazioni l'altro giorno, dei trucchi delle Monster High. E qui abbiamo il diario che le hanno regalato a Natale. Inserisci la tua password. Valentina. La password non corrisponde. Potresti avvicinare il tuo orecchio vicino al diario? Vattene di scopa, capito? Questo è ciò che succede quando sbagli la password del diario segreto. E poi qui abbiamo altre decorazioni delle Monster High e questa è Hello Kitty, troppo carina. E il vestitino gliel'ha fatto mia mamma. Diciamo che questo vestitino che vedete è diciamo, il vestito in miniatura che ha mia sorella di Halloween. Ed è una cosa carinissima. Ed è caduta. Poi qui abbiamo alcuni gattini. Questo è Tom ed è il mio peluche preferito. Ce l'ho praticamente da tutta quanta la vita. E sono tutti quanti all'interno di una culla. Poi continuiamo. Qua sopra ci sono alcune borse e guardate qua c'è la borsa di What's in My Bag,
poi qua sopra ho un quadro di Biancaneve che è più vecchio di me. E poi qui ancora alcuni peluche e una casetta, una fattoria gigante. Poi qui c'è, guardate un po', il set dove registro. Abbiamo una serie di cuscini con le caramelle e poi tutti i quadri. Questo, ragazzi, non ve l'ho ancora dichiarato, ma è il mio quadro preferito. Infatti ne ho due, uno e due. E poi ciò che non avete mai visto, i Simpson e SpongeBob. SpongeBob l'ho comprato perché aveva i colori adatti. E poi qui ancora il cupcake. Questo è tutto il mio letto. Ta 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 ta. Qui abbiamo lo sgabello dove tengo i libri che studio durante la sera. Le tende rosa. E questa è la casetta di Barbie che ci hanno regalato un po' di Natali fa. Allora, guardiamola bene all'interno. Qui c'è il lip gloss che ho comprato sempre da Claire's. Alcune decorazioni, lo schermo che prima va a Barbie che ora non ha più, ovviamente tutto è lookittizzato. Qui abbiamo alcuni gattini e guardate qua che carine queste tende, le hanno fatte mia sorella e mia mamma con della stoffa brillantinata. Qui abbiamo altri gattini, questa è una stanza tu. E qui abbiamo il bagno e qui la cucina. Tanto io sono tutta acquattata per cercare di fare questo video. E qui abbiamo una cucina. La cucina non era insieme alla casetta, ma è una cucina molto vecchia, vecchia quanto me. Perché io sono vecchia, ovvio. E qui abbiamo il letto di mia sorella. Non avreste mai detto che è circondato da Hello Kitty, no? Abbiamo delle borse di Hello Kitty. E poi qui c'è il muro pieno di quadri, poster di Hello Kitty. Andiamo avanti. Qui abbiamo una bella culla con dei gattini. Questo l'abbiamo chiamato Tina perché assomiglia a mia sorella Valentina. E qua abbiamo un gattino pazzo che si muove all'infinito. Guardate un po'. Non si ferma più, ragazzi. Oh, fermati. Basta. Oddio, basta, dai. Smettila. Come si fermi? Come ti devi fermare? Smettila, basta! Credo sia morto. No, basta. Ti prego, dai, devo registrare. Ascolta, io ti porto fuori. Ci sei? Ciao. Vai per la tua strada, ciao. Vai. Ciao. Ecco qua, abbiamo un bellissimo gattino troppo tenero. Hello Kitty alla cassa. E la casa delle Lalalupsi. Ma mia sorella non sa che è delle Lalalupsi, perché altrimenti non la vorrebbe. E ovviamente l'abbiamo Hello Kittizzata. A me piace un sacco, perché ha tutte quante queste cose fatte di biscotti, di dolcetti. E poi qui c'è il camper, guardate un po'. In esclusiva Papa Kitty, Papa Hello Kitty, Papa Hello, come ti chiami già. E poi qui abbiamo alcuni quadri che cambiano prospettiva, solo che... Sì, guardate, mi seguono. Voi andate di qua, anche loro. E anche il cagnolino e anche il gattino. Poi abbiamo questa bellissima casetta che ha fatto mio nonno quando ero molto piccola. Andiamo a vederla bene dentro. Qui abbiamo dei gattini, questo gattino è l'ultimo che abbiamo comprato e l'abbiamo preso da Claire's perché adesso fanno le edizioni Halloween, tutte le cose di Halloween e stanno prendendo il tè sopra una scatolina. Guardate quanti bei dolci. I dolci sono di Barbie in realtà. Tutte queste cose le ha messe mia sorella, guardate che precisione che ha avuto. E poi guardate qua dentro che belle che sono queste torte. Sono proprio carine. Qui abbiamo tipo il curry, i cereali e ha messo tutto quanto mia sorella, è stata molto precisa. Qui abbiamo il pollo dentro il microonde e poi ancora qui tutte le decorazioni, cioè non decorazioni, il cibo all'interno del frigo. Vista generica della cucina, eccola qua, questa era la cameretta. Sotto abbiamo la camera da letto e qui abbiamo dei gattini che fanno il pigiama party. Ciao ragazzi! Eccoli, questo letto è grande quanto me, infatti ci sono molto affezionata.
Abbiamo giustamente mia sorella che mette il tè e il popcorn insieme, uno specchio delle Hello Kitty, e poi qui come finale abbiamo il bagno. Eccolo qua, che si vede bene con tutte queste cose. Saliamo sopra e vedremo i My Little Pony, una sfilza di My Little Pony, e poi subito dopo Hello Kitty, perché non dura tanto tutto ciò che non è di Hello Kitty. E poi qui ancora e ancora ancora Hello Kitty, ancora ancora ancora, e poi lì c'è un galeone mio, non poteva essere di mia sorella, e io ci giocavo un sacco quando ero piccola. Poi lassù abbiamo io, che mi hanno regalato quando avevo più o meno 3 anni. Scendiamo giù e vi faccio vedere tutti questi cassetti. Qui ho un po' di tutto, cose che possono essere oggetti per le case, Hello Kitty, tanti tipi di babaccio. Questo funziona ancora ma non lo accendo perché fa pasticcio, fa casino. E poi qua spostiamo, altri ancora, siamo pieni, pienissimi. Tante Barbie, sono mie, mia sorella non ha mai giocato con le Barbie. Altre Barbie, e lì avevamo anche una Mermaid Melody, avevamo Canon Barbie. E poi uno spazio dedicato ai My Little Pony, a tutte le cose dell'Hasbro. Abbiamo Sunset Shimmer, Zecora, Applejack, Pinkie Pie, insomma li abbiamo proprio tutti. Proseguiamo. Qui abbiamo una bellissima torta e guardate un po', si può tagliare e all'interno è stupenda, e alcuni dolcetti, tutti quanti sopra un bel carrello. Poi qui abbiamo un carrello della spesa con frutta e verdura fatta molto bene, è tutto quanto molto bello. Poi qui abbiamo alcuni scatoloni dove dentro ci sono cose misteriose, e una casetta che ovviamente non era di Hello Kitty ma che noi siamo riusciti a Hello Kittizzare. Poi qui ho una libreria piccolina con alcune riviste, tipo libri di Scooby-Doo, di Hello Kitty e riviste di delle principesse Disney. Poi qui abbiamo una Winx, abbiamo Bloom, ed è mia, di quando avevo 5 anni. Poi qui abbiamo un passeggino con un Hello Kitty sopra, Hello Kitty sul sedile, sul... come si chiama già? Qualcosa dove si mangia, che sta mangiando waffle e uova e brioche. E poi qui abbiamo una piccola cucinetta, fatta in questo modo. Abbiamo una cucina e poi tutti i cibi sotto, sopra. Poi guardate qua che bella la postazione trucco di mia sorella, di sicuro più addobbata della mia. Ed è piena di profumi, oggetti vari di Hello Kitty, anche la spazzola. Qua abbiamo i suoi oggettini, i suoi gioielli. Li ho scassato, scusami Vale, lasciamo stare. E poi qua abbiamo un gioco, guardate qui che bello. Allora adesso è pulito, però può anche sporcarsi. Oh, che forte! In questo modo. Poi qui abbiamo la cucina. Qui abbiamo la cucina, ed è proprio di quando ero piccola io. Vassoi pieni di dolci, mia sorella che mette le casette di Hello Kitty. Un bel tostapane. E ora voi andrete a vedere ciò che io non ho mai visto. Io non so cosa c'è qua dentro. E poi qua abbiamo la lavatrice, con dentro le padelle, mi sembra giusto. Qui abbiamo una lavatrice, un forno a microonde e poi dei cassetti dell'IKEA con dentro alcuni costumi, però non li apro perché sono difficili da aprire. Qui abbiamo uno specchio con alcune orecchie da gatto, spazzole. E ora guardiamo dall'alto. Qui ho una carta dell'Europa, l'arco di Nerf Rebel che mi hanno regalato quando ho fatto lo spot. Ho anche tutti gli altri gadget, solo che li ho nascosti. E poi qui abbiamo un'altra sfilza di peluche
guardate qua, anche i mariti del Pet Shop VIP. E se non avessero chiuso il sito, io le userei ancora. E poi qua, magnifico Flareon, questo l'ho comprato a un po' di fiere cosplay fa. E mi piace un sacco, cioè io prenderei tutti quanti tutte le altre evoluzioni. Ti amo, caro mio. E poi, ragazzi, non crediate che siano finiti tutti gli oggetti. Ecco qui. I nostri amici ovviamente continuano. Ta ta ta. Ta ta ta. Sono infiniti. Tan 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 tan. Ok. Ebbene sì, questa è la mia camera, principalmente la camera di mia sorella. Spero che questo video vi sia piaciuto. E io e Levi, ciao Levi, vi mandiamo un grandissimo bacio. Fai ciao. Ciao ragazzi.